che il governo ha concluso l'accordo con l'Unione Europea e arriva la terza tranche dei fondi del PNRR, circa 16 miliardi. Però c'è un problema, questi soldi vengono tolti ai comuni e questo non va assolutamente bene. Dico assolutamente no e scriverò nei prossimi giorni, nelle prossime ore al ministro Fitto per ribadire la mia contrarietà a questa operazione. I comuni sono il motore di questo paese e lo stanno dimostrando. Si estende dunque anche ai comuni della provincia di Vicenza la levata di scudi contro la decisione del governo che ha messo a rischio oltre 13 miliardi di finanziamento del PNRR destinato agli enti locali. Molti progetti dei comuni avevano già ottenuto l'approvazione e attendevano l'erogazione dei fondi per avviare i cantieri. Come Comune di Schio abbiamo in corso circa 13 milioni di euro di investimenti finanziati per circa 7 milioni dal PNRR. E attualmente siamo in attesa di una risposta ufficiale, quindi l'arrivo del contratto per un ulteriore milione di euro. Per noi significava 1.450.000 euro per la sicurezza delle scuole, quindi sicurezza sismica. Noi avevamo acquisito, diciamo, c'erano stati assegnati due finanziamenti, uno da 1 milione e uno da 450 mila euro per scuole medie. L'incertezza sui contenuti precisi del provvedimento governativo alimenta il senso di frustrazione di chi era riuscito a farsi approvare i progetti presentati sfidando la complessa trafila burocratica per veder finanziate le opere proposte. Di chiaro purtroppo non c'è nulla. Però chiaramente ci preoccupa il fatto che siano stati sospesi e che non sappiamo ancora come saranno rifinanziati, se e quando. Ovviamente la varietà degli investimenti mettono in trepidazione anche noi amministratori di Schio, perché ci troveremmo veramente in difficoltà nel sopperire a quelle che sono le riduzioni delle assegnazioni rispetto al volume degli investimenti già iniziato, già affidato, con contratti già sottoscritti e lavori in procinto di iniziare. Ci hanno detto che rifinanzieranno con altri fondi. È chiaro però che in questo momento significa solo una sospensione in attesa di notizie. Pertanto dico al Ministro, fermo, perché questi soldi vanno e devono andare anche ai comuni, non li vogliamo solo noi, e soprattutto andare a privilegiare e avere un occhio di riguardo per quei comuni che hanno saputo in questi mesi saper progettare e spendere.